Il piano sanitario, il piano sociale, una nuova legge urbanistica e poi la riforma delle pertinenze demaniali e l'inquadramento della legge sulla nuova Pescara. Questi gli obiettivi per il 2022 del Consiglio regionale d'Abruzzo, annunciati ieri all'Aquila dal presidente Lorenzo Sospiri, il quale ha ringraziato anche le opposizioni per il lavoro svolto nell'anno da poco concluso. Voglio ringraziare le nostre strutture e tutti i colleghi consiglieri, devo dire sono più le vittorie che le sconfitte. Cercheremo l'anno prossimo invece di essere un po' più strutturali e di approvare delle riforme complessive che la Regione aspetta da tempo, il piano sanitario, il piano sociale, la nuova legge urbanistica, la riforma delle pertinenze demaniali, ovvero la riforma dei balneari, insomma cercheremo di dare un tratto di maggiore livello istituzionale se non dovremo rispondere come nei due anni precedenti alle emergenze che ogni giorno ci si ponevano di fronte. Nel 2021 si sono tenute 15 sedute d'assise, di cui 3 straordinarie, 25 le volte in cui si è riunita la conferenza dei capigruppo, 133 le sedute delle commissioni consiliari, 36 le leggi approvate, di cui 17 d'iniziativa della Giunta e 19 del Consiglio. Su 21 leggi esaminate, 4 sono state impugnate dal Consiglio dei Ministri. I progetti di legge sono stati 64, 18 i provvedimenti amministrativi. Tra le azioni intraprese, le coperture per lo sviluppo rurale e il trasporto pubblico. Il Consiglio regionale è leale a Marsilio, ma non dipendente, ha detto Sospiri, lanciando un messaggio al governatore, il quale a fatica tiene insieme le diverse anime della maggioranza. Infatti, a seguito del patto tra Forza Italia e Valore Abruzzo, il gruppo fondato dai secessionisti della Lega, la questione di un nuovo rimpasto di giunta è tornata sul tavolo del centrodestra. Credo che il presidente Marsilio possa contare su uno dei consigli regionali più leali possibili e immaginabili. La lealtà non vuol dire essere dipendenti, noi siamo un'assemblea legislativa e il mio compito è anche ascoltare i buoni consigli che provengono da parte avversa alla mia.